Il campo di concentramento di Mauthausen fu aperto l'8 agosto 1938 e venne costruito dagli stessi prigionieri politici austriaci su di una collina al di sopra della cittadina di Mauthausen, dalla quale prese il nome, che già durante la Prima Guerra Mondiale aveva ospitato un campo in cui furono internati e trovarono la morte migliaia di soldati di paesi nemici dell'impero austro-ungarico. L'organizzazione del sistema concentrazionario nazista, ovvero l'insieme di tutti i campi di concentramento costruiti in Europa prima e durante la Seconda Guerra Mondiale, prevedeva un campo madre o campo principale ed un numero variabile di sottocampi ad esso collegati. Mauthausen aveva una rete di 39 sottocampi, tra i quali il campo di Gusen, definito la tomba degli italiani, dove persero la vita 98 cittadini dell'area industriale sestese. I campi di concentramento e sterminio nazisti vennero classificati su una scala da 1 a 3, in base alla durezza ed alla possibilità di riabilitare i prigionieri. Il più tristemente noto campo di Auschwitz era catalogato come livello 2, Mauthausen era considerato di livello 3, campo della morte, dove non era prevista né riabilitazione né ritorno. I prigionieri venivano sfruttati con il lavoro fino alla morte, picchiati se non rispondevano ad un comando o all'appello e nella maggior parte dei casi morivano in conseguenza della malnutrizione e dell'esaurimento fisico, o gasati nella camera gas e poi cremati. Il ricambio della forza lavoro era garantito dal continuo afflusso di prigionieri da tutte le nazioni europee. A Mauthausen furono infatti internati deportati polacchi, ungheresi, spagnoli, sovietici, francesi, belgi, olandesi, italiani. Ci sono poi stati anche deportati ebrei, rom e sinti ed omosessuali. I deportati venivano immatricolati al campo, ad ognuno era assegnato un codice identificativo cucito sulla divisa e riportato su un bracciale, composto dal numero di matricola e che da quel momento sostituiva il loro nome e cognome, da un triangolo il cui colore rappresentava il motivo della loro deportazione: rosso se deportato politico, giallo se ebreo, rosa se omosessuale e altri ancora. Infine, all'interno del triangolo erano inserite le lettere che identificavano la nazionalità del deportato: i T per gli italiani, P per i polacchi, F per i francesi e così via. Da quel momento, guardando la divisa del deportato, il nazista poteva immediatamente sapere la sua nazionalità, la motivazione della deportazione e, in base al numero progressivo della matricola, indicativamente da quanto tempo era stato internato. Come detto, lo sterminio all'interno del campo di Mauthausen avveniva attraverso il lavoro massacrante, prima per la costruzione del campo stesso e in seguito nella cava di granito. Alla cava, grossi blocchi di granito venivano estratti dalle pareti con l'esplosivo e poi ridotti di dimensioni. I deportati, magri e denutriti, dovevano trasportare grossi blocchi di granito che arrivavano a pesare fino a 50 kg. Con zaini di legno legati alle spalle, salendo la scala della morte composta da 186 scalini ripidi, sconnessi ed irregolari, che portava fino al punto in cui i blocchi andavano caricati sui carrelli per essere inviati alle industrie per la lavorazione e poi destinati alla costruzione di palazzi della Germania nazista. Capitava sovente, a causa della debolezza e della scivolosità dei gradini, che un deportato cadesse all'indietro, trascinando con sé i compagni di lavoro e causandone la morte o ferite che ne avrebbero poi determinato l'eliminazione attraverso la camera gas. Mauthausen è l'ultimo campo di concentramento ad essere liberato dagli americani il 5 maggio 1945, quasi 5 mesi dopo la liberazione del primo campo, quello di Auschwitz-Birkenau. Mesi durante i quali la macchina della morte nazista ha continuato a funzionare, ammazzando migliaia di esseri umani. Si calcola che a Mauthausen e nei suoi sottocampi siano stati deportati circa 190.000 persone, 90.000 delle quali non sono più tornate. Si stima che 10.000 siano passate dalla camera gas e dai forni crematori. Tra coloro che non sono tornati vogliamo ricordare Cesare Lorenzi, papà di Raffaella, che fa parte del direttivo dell'ANE di Sesto San Giovanni Monza, le cui spoglie sono state sepolte nel grande cimitero del Lager all'interno del Piazzale dell'Appello. Dopo la liberazione, il 16 maggio 1945, i deportati superstiti del campo di tutte le nazionalità si sono riuniti nel Piazzale dell'Appello e, nonostante le diversità linguistiche, hanno scritto il giuramento di Mauthausen, un documento che voleva ricordare i compagni uccisi nel campo ed essere un impegno per la pace, l'uguaglianza e la solidarietà fra i popoli. Giuramento che tutti consideriamo l'elemento fondativo dell'Unione Europea. Mio padre, Cesare Lorenzi,
Nacque a Guardistallo, in provincia di Pisa. Aveva 41 anni al momento dell'arresto, a seguito degli scioperi del marzo del 1944. Era socialista e antifascista fin dagli albori del fascismo. Nel 1922, a 19 anni, fu arrestato a Piombino, dove abitava, con l'accusa di aver ucciso un giovane fascista. Tradotto nelle carceri di Volterra, vi rimase 6 mesi. E lì fu torturato affinché confessasse l'omicidio. Fu poi liberato perché l'assassino, un fascista, ammalatosi gravemente prima di morire, dichiarò la sua colpevolezza. Trasferitosi a Sesto San Giovanni, entrò alla Falck Concordia come meccanico specializzato, dove già lavoravano i suoi due fratelli, Mario e Sole Lorenzi, divenuti poi partigiani durante la Resistenza. Alla Falck mio padre divenne cassiere del Soccorso Rosso, un'associazione clandestina che raccoglieva denaro a sostegno delle famiglie di coloro che erano stati condannati dal tribunale fascista al carcere o al confino. Non so quanto di tutta questa attività fosse nota alle autorità fasciste, ma so che nel commissariato San Fedele a Milano, dove era stato rinchiuso dopo l'arresto nell'aprile del 1944 per lo sciopero, subì una finta fucilazione a scopo intimidatorio perché rivelasse dove si trovavano i suoi fratelli in quel periodo in montagna con i partigiani. Il silenzio fu la sua risposta. Lo so perché io, bambina di 9 anni, vidi mio padre in carcere a Milano e notai che i capelli di mio padre, da neri al momento dell'arresto, erano diventati bianchi. Lui raccontò a mia madre ciò che gli avevano fatto. Io lo seppi da adulta. Da San Fedele fu trasferito a San Vittore e da qui portato a Bergamo, alla caserma Umberto I, da dove partì per Mauthausen il 1° agosto del 1944. Noi fummo informate della sua partenza da un biglietto gettato dal treno e consegnato a mia madre. Andammo a Bergamo per incontrarlo, ma alla caserma non c'era. Mia madre lo trovò presso la stazione, in un vagone con altri compagni, e mio padre si fece promettere che l'indomani prestissimo mi avrebbe portata per potermi salutare. In realtà il treno ripartì molto presto da Bergamo e io e mia madre lo inseguimmo con mezzi di fortuna sino a Brescia, dove lo trovammo. Un soldato tedesco fece scendere mio padre dal carro bestiame per salutarci. Restammo una decina di minuti a parlare. E ci disse che era meglio andare in Germania a lavorare che restare a San Vittore, dove venivano fucilati 10 prigionieri per ogni tedesco trovato ucciso. Ci disse anche che era stato intimato a tutti di non fuggire, perché loro avevano l'indirizzo delle famiglie e sarebbero venuti ad arrestarle. Quando ci salutò, lo fece affacciandosi al finestrino del vagone, tenendo alto un calice di vino bianco portato dalla gente che dava ai deportati fermi nelle stazioni da mangiare e da bere. Così, l'ultimo saluto che mio padre scelse per la sua famiglia fu quel bicchiere di vino bianco alzato in aria al grido di Viva l'Italia! L'11 maggio del 1945, 7 giorni dopo la liberazione di Mauthausen, la radio comunicò i nomi dei sopravvissuti ricoverati nell'ospedale del campo. In quel momento fu pronunciato il nome di mio padre. Mia madre lanciò un grido, balzò dal letto e piombò a terra come morta. La comunicazione fu ripetuta il 26 maggio. Tra giugno e luglio del 1945, mia madre seppe che alcuni deportati erano tornati a Sesto e lei andò a incontrarli per chiedere notizie. Qualcuno le disse di averlo lasciato vivo e che sarebbe tornato appena rimesso in forze, altri invece le dissero: Signora, preghi Dio di non vederlo più. E altri ancora, di fronte alla foto che mia madre mostrava, le dissero: Ma lei pensa che suo marito sia ancora così? Solo nel 1949 il Ministero della Guerra ci comunicò ufficialmente la morte di mio padre. Ma noi non ci credemmo perché alla liberazione sentimmo dalla radio che era vivo e così continuammo ad aspettare.
solo nel 1969, vincendo l'angoscia e la paura di sapere, mi recai a Mauthausen con l'Aned di Sesto San Giovanni e seppi che i suoi resti erano sepolti in fosse comuni del cimitero del Lager. Scrissi alla Croce Rossa Internazionale per avere notizie e da allora non ho mai smesso di consultare le fonti. Posso dire oggi che solo nel 2001, io già anziana, ho potuto conoscere tutta la storia della deportazione di mio padre. Arrivato a Mauthausen il 16 aprile 1944, matricola 63.754. Inviato a Steyr-Munichholz, sottocampo di Mauthausen. Qui non c'è data. Rientrato a Mauthausen il 25 novembre 1944. Deportato ad Auschwitz tra l'1 e il 2 dicembre 1944. Ritornato a Mauthausen il 29 gennaio 1945, matricola 124.060. Inviato a Wien-Sauerwerke, sottocampo di Mauthausen, il 24 febbraio 1945. Rientrato a Steyr il 23 aprile 1945. Morto a Mauthausen il 22 maggio 1945 all'ospedale da campo americano per tubercolosi e malnutrizione. Motivo ufficiale dell'arresto: fermo precauzionale. Mia madre, quando seppe con certezza della sua morte, fece scomparire tutto ciò che ricordava mio padre: gli abiti, i libri, i messaggi scritti su cartine di sigarette che lui le rimandava da San Fedele, nascosti nei polsi o nei colletti delle camicie dei cambi che lei gli portava e andava a riprendere. Di mio padre non ho più nulla, tranne la sua ultima foto, scattata 2 giorni prima dell'arresto. Ma conservo gelosamente l'esempio luminoso di una vita sacrificata per alti valori umani, e questa per me è l'eredità più preziosa che mi potesse lasciare. E ho cercato sempre di trasmettere ai miei figli, ai miei nipoti, ai miei alunni quando insegnavo, agli studenti che incontro nelle scuole e a quelli che accompagno con l'Aned di Sesto a Mauthausen per la manifestazione internazionale di maggio. Mi chiamo Raffaella Lorenzi, sono nata in questa villetta il 10 maggio del 1935.